Grazie Presidente. Allora, ci aspettavamo la presentazione del testo in aula da parte di Fratelli d'Italia e vi ringraziamo perché finalmente siamo riusciti a portare all'attenzione, penso dopo un bel po' di tempo, il tema del gap del gioco d'azzardo patologico, quindi delle sale slot. All'interno della nostra città, soprattutto perché anche nel passato, neanche in quello più recente, forse qualcuno si era dimenticato che esiste questo fenomeno e che purtroppo impazza la patologia, che come sappiamo è una patologia ormai approfondita e rilevata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è entrata nei LEA quest'anno. Quindi identificata come vera e propria tossicodipendenza. Detto questo, siamo felici di aver portato all'attenzione questo argomento. Partiamo dalla forma della proposta. Le linee guida, come sapete, ovviamente non hanno la valenza di un regolamento, sono delle raccomandazioni, sono delle linee che, come ho visto dai vostri emendamenti, servono a dare agli uffici la facoltà di stilare il regolamento di Roma Capitale. Però mi chiedo, hanno sì la funzione di supporto le linee guida, ma devono basarsi anche su evidenze oggettive che vedono anche il coinvolgimento degli utenti interessati. Ora, dovendo essere queste linee guida non solo basate su conoscenze aggiornate, quindi su dati aggiornati ad oggi sul fenomeno sul territorio romano, e dovendo essere coinvolte le parti in causa, ci chiediamo e vi chiediamo se questi precetti sono stati rispettati in questo senso, sia se vi siete basati ovviamente su dati aggiornati e se avete ascoltato le associazioni di categoria. Perché, poi lo dirò più in là, insomma, parlando del merito, forse 1.000 metri hanno una loro problematicità. Parlando ovviamente, poi sappiamo, lo sapete meglio di me, che il regolamento comunale è uno strumento ben diverso, che è quello che poi non è una chimera, esiste ancora, lo stiamo limando, sempre per definizione è un atto normativo che approva l'Assemblea e che stabilisce e contiene obblighi, divieti, regole e prescrizioni. Quindi è una cosa ben diversa, quindi anche più compiuta, quindi un fenomeno del genere pensiamo che debba essere regolamentato appunto con un regolamento. E non è vero che i comuni non possono farlo, molti comuni italiani come sapete lo fanno, lo hanno fatto, i TAR molti gli hanno anche dato ragione. Ovviamente non so dove avete rinvenuto nel testo e noi parlavamo di gratta e vinci, non li abbiamo minimamente menzionati perché sappiamo benissimo appunto che non sono nostra competenza e non possiamo limitarne l'uso. Ok, quindi anche i regolamenti, come sappiamo, consentono e devono consentire agli utenti di partecipare all'amministrazione della città e quindi di essere ascoltati. Voi sapete benissimo, benissimo che il Movimento 5 Stelle ha portato in commissione, quindi ha anche avuto i pareri dei dipartimenti, poi con alcune osservazioni, il testo di regolamento e si stanno definendo le ultime cose, ovviamente, perché è un argomento delicato, non è facile per i neofiti della politica riuscire a stilare un regolamento che comunque è di un argomento complesso. Forse è proprio questo che vi ha sollecitati oggi a portare le vostre linee guida in aula. Sapete anche benissimo che sono state convocate delle commissioni congiunte politiche sociali e commercio per effettuare una istruttoria appunto sul testo per audire i portatori di interesse dell'una e dell'altra parte, ovviamente, che ci hanno consegnato e verbalmente e per iscritto delle osservazioni con dati aggiornati e con tutto ciò che concerne appunto dei rilievi che hanno fatto sul nostro testo, che verrà portato in aula. Altro da dire è per la sostanza, ovviamente, che è cosa che più ci interessa. Quello che è più importante all'interno di questo argomento sono i luoghi sensibili, le distanze e gli orari di funzionamento delle macchine. Allora, alcune buone idee abbiamo detto già in commissione che vanno semplicemente recepite e quindi siamo concordi. Per quanto riguarda i luoghi sensibili, al vostro articolo 3 non avete menzionato e non vedo emendamento tutti i luoghi sensibili già previsti dalla legge regionale, la 5 del 2013. C'è una dimenticanza, ci sono e non sono po di poca importanza le strutture residenziali e semiresidenziali operanti in ambito sanitario e socioassistenziale. Per quanto riguarda le distanze si apre un mondo, perché le distanze, voi indicate una distanza nelle linee guida di 1.000 metri, un chilometro. Ora capiamo che il territorio di Roma è molto grande, però capiamo anche che i luoghi sensibili a Roma sono tantissimi, quindi
Quindi lo spostamento, la disposizione dei 1.000 metri fa anche pensare che quel tipo di partecipazione che serviva per effettuare un'istruttoria sul testo delle linee guida forse non è stata effettuata, perché molto probabilmente gli utenti coinvolti non sarebbero stati esattamente favorevoli a una distanza così ampia. Senza poi considerare che la legge regionale nostra del Lazio, per non farci mancare nulla, non stabilisce neanche un distanziometro. Noi ovviamente nel nostro testo di regolamento, come avete potuto vedere, ci siamo basati su una distanza media che è utilizzata nei maggiori comuni italiani. Poi, come ben saprete, è diciamo, un po' di pura fantascienza riuscire a spostare queste attività a 1 chilometro dai luoghi sensibili identificati. Poi non si capisce bene se i 1.000 metri sono da calcolarsi in linea d'aria, secondo il percorso pedonale, più breve, secondo il percorso automobilistico. Questo è comunque da valutare anche perché diventa una disposizione abbastanza eludibile di per sé. Inoltre, i TAR rilevano che questo tipo di disposizione, 1.000 metri in questo caso, potrebbe comportare uno spostamento di tipo espulsivo delle attività dalla città, il che non è neanche ben visto, nel senso, spostare tutto in determinate zone della città comporterebbe una sorta di creazione di piccoli agglomerati di sale slot o comunque di luoghi del gioco, che non aiuterebbe effettivamente poi il soggetto ad uscire dal circolo vizioso in cui magari già è. Inoltre, nelle linee guida vi prefiggete la finalità di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale. Quindi spostare tutto fuori in realtà non riqualifica il territorio perché andremo a dequalificare altre aree. Non ci sono a Roma aree di serie A o aree di serie B, quindi si fa poi tanta pubblicità al fatto che le periferie vanno rivalutate, però scusate, ma in questo caso non avverrebbe. Mentre che possiamo dire che il fenomeno espulsivo, appunto come voi lo identificate attraverso i 1.000 metri di distanziometro, non solo rende il provvedimento o il futuro provvedimento, quindi il regolamento, fortemente irricorribile in giudizio, ma ne viene spesso sospesa l'efficacia proprio a causa dei ricorsi. I comuni possono quindi fare qualcosa per limitare i costi sociali del gioco, ma non eliminarli completamente. Nonostante tutto, l'espulsione in toto non è possibile, anche perché in quell'attività ci sono anche dei posti di lavoro. Diciamo che ci abbiamo messo degli anni a stilare 4 articoli di linee guida, considerando che questo problema c'è da ormai svariati anni, il fenomeno esisteva già, voi avete avuto anche una consigliatura intera per farlo. Stessa cosa per l'infiltrazione criminale derivante dal gioco d'azzardo, che non è cosa di oggi. Noi sappiamo che questo inizia negli anni 90, quando lo Stato ha pensato di far cassa, insomma, con questo settore. Detto questo, ho notato che nell'emendamento, non so che cosa avete cambiato di preciso, ma ho notato che ci sono comunque l'indicazione degli orari di spegnimento delle macchine. In realtà, questa assemblea, e quindi chi ha presentato la proposta, ha il compito di dare indirizzi in questo senso, poi sarà il sindaco che sulla base di quegli indirizzi stilerà gli orari precisi di spegnimento delle macchine, che comunque riteniamo validi perché vanno a combaciare con alcune fasce orarie, insomma, sensibili. Tra parentesi, forse non era idoneo portare in aula ora questa proposta, proprio perché il prossimo 4 maggio, come ben sapete, credo, c'è la conferenza unificata tra Stato con il MEF, le Regioni e l'ANCI, dove si troveranno degli accordi, non sappiamo di che tipo, che speriamo possano risolvere il problema. A seconda di ciò che sarà deciso in quella conferenza, si rischia che qualsiasi lavoro, il nostro, il vostro, venga vanificato. Quindi è anche per questo che stiamo attendendo a portarla in aula. E se il governo deciderà di avocare a sé la competenza su questa materia, non sarebbero vani solo i nostri studi, l'istruttoria, la partecipazione, ma vani forse anche i regolamenti di molte città italiane che anche con successo hanno portato avanti il provvedimento. Quindi stiamo attendendo le risultanze di questo accordo per capire cosa cambierà, speriamo qualcosa in bene per il cittadino, riequilibrando un pochino quello che ci siamo detti in commissione, quindi la libera imprenditoria e il diritto alla salute, che è sempre molto importante, e siamo sempre disponibili alla collaborazione, però
questi requisiti secondo noi non sono praticabili per la stesura di un regolamento. Presidente, vorrei ribadire, se non si è capito, che conosciamo benissimo la portata del fenomeno del gioco d'azzardo patologico. Proprio per questo comunque è da tanto tempo, è vero, l'abbiamo annunciato come una delle nostre battaglie, no? Come gruppo politico, e proprio per questo ci teniamo che esca fuori un testo che sia fatto bene e che quindi sia non interpretabile, chiaro, e quindi ha bisogno di limature. Quindi ci stiamo dando da fare, non siamo insensibili al tema, e ci teniamo che questa giornata, questo voto su questa proposta non venga strumentalizzato, perché proprio per questo noi diciamo che c'è urgenza e siamo felici che finalmente, nonostante voi avete una consigliatura alle spalle e quindi questo problema non è stato mai affrontato, siamo contenti di aver sollecitato l'argomento, ripeto, e comunque approvare queste linee guida che comunque contengono dei requisiti che secondo noi non sono adeguati, a partire dai 1000 metri e poi una serie di altre cose, ma altre cose tranquillamente sono condivisibili e lo ripetiamo. E ci si mette più tempo ad approvare delle linee guida che demandano la stesura del regolamento agli uffici quando il regolamento già esiste. Si attende, ripeto, e quindi preciso il pensiero, il 4 maggio, che come ben saprete c'è la conferenza del Stato, Regioni e ANCI, sulla base delle risultanze che ci saranno in quella conferenza vedremo il da farsi. Se lo Stato, quindi il Governo, deciderà di avvocare a sé queste competenze, purtroppo il nostro e il vostro lavoro, come ho già ripetuto prima, sarà vano. Quindi vediamo che cosa uscirà dalla conferenza, mancano pochi giorni e a quel punto procediamo. Abbiamo tutta la fretta del mondo, anche noi, di dover regolamentare la materia. Grazie.